Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, anche oggi andiamo a parlare di Shiglam, il marchio make-up di Shein. Dunque, quando ho fatto la prima parte del video dove andavo a testare alcuni prodotti di Shiglam, mi avete chiesto in tanti di avere più recensioni, E quindi ho detto sì, ve le faccio tranquillamente le recensioni. Stavo aspettando semplicemente alcune palette, perché ne ho provate alcune e mi sono piaciute tantissimo, ma davvero tantissimo. Considerate che vengono 5 euro l'una, queste che hanno 3, 6, 9 colori, 5 euro l'una, tranne la edizione ultima, perché è l'edizione limitata della primavera, che guardate là, cioè, è bellissima, che eccola qui, viene 6 euro invece. Comunque ci sta. Trovo che, dico proprio veloce veloce, abbiano un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vengono imballate benissimo, cioè super super bene. Ed sono belle, sono di qualità. Adesso le vediamo un attimo assieme, ma le trovo molto molto pigmentate, tutti quanti i colori, sia gli opachi, sia i shimmer, sia i metallizzati. Molto pigmentate, poco polverose, che fanno poco fallout e hanno un'ottima durata, ottima scrivenza. A me piacciono tantissimo, sinceramente, e le trovo molto più valide di altri marchi low cost, senza fare nomi. Vi segnalo anche, perché lo sto testando, il primer per ombretti, sempre di Shiglam, che è questo, che viene con il pennellino così. Molto molto valido anche questo, mi piace. Allora, ve le faccio vedere velocemente, ma direi, ovviamente ce ne sono tantissime. Io ho provato quelle più adatte al mio tipo di pelle, o comunque che colori che mi piacciono di più. Sono così, ricordano un po' le tartarelle, quelli Tarte, per via del cartone, ma è un cartone spesso, non quello cinese, è un cartone bello spesso, di bella qualità. Magnetico, quindi, e poi è molto decorata bene, cioè proprio molto bella. E oltretutto va bene. L'unica cosa che manca forse è lo specchio, ma ci sta. Sì, questa è perché appena arrivata l'ho già provata. Cioè, guardate, ha una buona sfilza di opachi e metallizzati. Mi piace, cioè. Capite cosa intendo? Cioè, e poi dopo andiamo a vedere un opaco. Ci piace, ma anche i colori più chiari. Prendiamo vabbè, il burro è proprio burro, si vede, che comunque ci sta con questa sfumatura. È proprio un burro, ma mi sto pulendo le mani. Andiamo a prenderne uno più chiaro. Prendiamo questo. Questo è luminosissimo. Mi piace, è proprio una bella palette. Adesso vi prendo questo ultimo viola qui, che si chiama Made Che It Freak. È un viola opaco. Cioè, sono belli. Qui sfumano bene e aspettate. Non sono polverosi, cioè. Super 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 qualità. Adesso voglio struccare un attimo perché voglio farvene vedere delle altre così alla veloce. Questa era quella primaverile, bellissima. Poi vediamo un po', guardate che faccio fatica anche a struccarle con la salviettina. Allora, questa ad esempio è Rose Code. Ed vi faccio vedere questo, questo, questo e questo. Come
Cosa intendevo? Andiamo sugli opachi. Per me sono molto belle. Quelle con i brillantini, soprattutto quelle metal, fanno anche fatica a struccarsi. Allora, poi andiamo avanti, vediamo, perché io non mi ricordo quale vi avevo già fatto vedere e quali no. Ma adesso ve le faccio vedere un pochino tutte quelle che ho scelto. Coral Mi Coral. Ovviamente i colori sono sempre quelli, cioè sempre nei miei colori. Anche questa molto bella. E vi posso far vedere questo qui, che è davvero fluo. Poi questo, questo, questo e questo, quindi quelli metal. Ok, 1, 2, 3 e 4. Ora pulisco, andiamo con l'opaco scuro. Cioè, a me piacciono. Piacciono ed è bella scrivenza, bello tutto. Allora, adesso che mi sono pulita, vado a cambiare la salviettina perché così faccio un attimo asciugare anche la pelle, perché sennò i colori sono un po' sfalsati. Comunque, guardate. Non è polverosa, cioè non è polverosa. E anche con il pennello non è assolutamente polverosa, quindi adesso vado ed ci vediamo tra pochissimo. Ed eccomi qua. Allora, andiamo avanti, le prendo così a modo. Questa era bellissima. Questa Shiglam Lost to Lava. Questa non so se ve l'ho già fatta vedere o no, ma guardatela. Si vede anche forse dalle ditate, cioè è stupenda, questa è davvero stupenda. Allora, vi faccio vedere per prima, cioè guardate questo. Vi faccio vedere subito. Vedete, anche scavando non perde. Cioè, un nero metallizzato, vogliamo parlarne. Andiamo avanti. Allora, intanto vi faccio vedere Amber, poi questo e gli altri due dopo. Vi faccio un opaco. Questo opaco qui. Ok? Allora. I metallizzati sono una cosa da paura. I glitter sono super glitter e l'opaco, io continuo a passarci, ma non perde più tanta intensità. Quindi, che cosa vi posso dirvi? Ecco, adesso ci puliamo e vi voglio fare vedere. Aspettate che pulisco anche la mano. Sì, non ho tantissimo spazio. Ci vorrebbe forse. Mi servirebbe qualcuno per fare questi swatch. Allora, vi volevo fare vedere questo qui, milkshake. Cioè, anche andando avanti e indietro, vedete che non perde colore e diventa così. E poi anche questo qui. Guardate il milkshake, com'è bello, cioè è un marmorizzato qualcosa, sembra quasi bagnato. È molto bello. E anche quest'altro che si chiama Earthquake. L'unica cosa è che sporco io col dito un pochino, ma loro non sono assolutamente polverose. Quindi cosa posso dirvi? Io mi trovo bene, visto il prezzo, soprattutto visto il prezzo. Oltretutto, con gli sconti oppure accumulando punti con il login giornaliero, si hanno sempre degli sconti. Per
Ed io aspetto la spedizione gratuita a 9 euro o 19 euro per acquistarle, è davvero validissime. Poi ci sono delle novità ogni mese, ho visto, ogni mese ne esce qualcuna. Potevo staccare il telefono? Sì, ma andiamo avanti. Nude Beginnings. Questa è la classica nude, ma non scontata. Perché abbiamo, questa è bella tutta, ed è. Parto con i metallizzati e poi faccio gli opachi. Cioè, intendiamoci, gli opachi li posso fare vedere un opacco più chiaro. No, vabbè, ma sono pochi, vi faccio vedere tutti. Faccio qui 1, 2, 3. Sono belli e mi piace l'accostamento di colori, perché c'è sempre uno molto chiaro, a volte shimmer, a volte opaco, uno molto scuro, perfetto per la transizione, e poi tanti colori centrali, cioè davvero adatti a tutti. Dunque, io ho quasi finito anche questa salviettina, perché sono davvero pigmentate, ma comunque sia, siamo arrivate all'ultima palette, quindi possiamo farcela. E questa è Beach Sunset. Forse questa ve l'ho fatta vedere perché è quella più scavata, comunque così. Allora, partiamo sempre dai metallizzati, in questo caso sono 4 metallizzati e 5 opachi. Metallizzati, 1, 2, 3, 4. Questo per me è stupendo. Ok, ultima pulita, vi faccio vedere gli opachi, dove abbiamo sempre, come ho detto, uno più chiaro e uno completamente più scuro. In questo caso il più chiaro è un marroncino, perfetto come base. 2, 3, 4 e il più scuro. Usiamo il pollice. Vediamo. E il più chiaro, ah no, questo non era il più chiaro. Qual è il più chiaro? Non l'ho messo, lo mettiamo qui. Ok, allora aspetta, è sempre zero polverosità. Poi sono, adesso sono bagnata, però. Niente, io trovo queste sono solo quelle che ho preso io perché mi piacevano, mi piacciono molto questi colori, questa scelta di colori. Trovo che siano di ottima qualità per il rapporto qualità-prezzo. Quindi ho prezzo di 5 euro o 6 euro edizioni limitate, ci sta. Ad esempio, quelle dell'Essence costano di più e sono davvero molto valide, molto belle anche da vedere, da tenere. Da avere nella postazione make-up, perché comunque sono caratteristiche. E poi c'è l'edizione limitata, questa è quella primaverile, che è completamente diversa dalle altre, costa anche 1 euro in più, ma ci sta alla grande. Allora, fatemi sapere se con questo video ho esaurito un pochino le vostre richieste. E vi ricordo anche il primer perché mi sta piacendo davvero tanto, molto molto valido, 3 euro, questo qua viene. Ed niente, spero sia stata utile, fatemi sapere se avete provato qualcuna di queste palette, se ne avete provate altri colori, perché ce ne sono tante sui toni del verde, del giallo, del blu, che però sono colori che io non metterei mai e non mi stanno neanche bene, quindi è inutile che le prendo per dire bello il colore, però non lo uso. No. Credo che comunque la qualità sia più o meno sempre quella. Ed niente, io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!
Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!